grazie per questa presentazione, grazie per l'accoglienza che ho ricevuto, grazie per aver invitato il Centro Studi Pino Rauti a questa giornata tricolore. E sono molto contenta che ci sia un cartello che propone e che anima la giornata tricolore di oggi. Quindi voglio ringraziare il Centro Studi Pino Grammatico, ma anche le fondazioni Tatarella, la Fondazione Tricoli, Nazione Futura. Voglio ringraziare anche tutti coloro che sono intervenuti stamattina, perché ognuno di loro intervenendo ha fornito nuovi spunti, effettivamente di questo dovremo parlare per tutto il resto della giornata. E li ringrazio perché hanno messo insieme delle eredità culturali che non hanno nulla di stantio, ma che si vede, si è sentito nelle intenzioni di tutti la volontà di trasmettere vitalità e idee che non tramontano, radici profonde che non gelano. E sinceramente, come Centro Studi Pino Rauti e come persona, accolgo l'invito che è stato fatto da Tricoli, ma anche ripreso da altri, ma comunque che poi è il senso anche di questa rete che si presenta oggi, ovvero quello di mettere insieme le forze e le energie, perché evidentemente abbiamo e siamo portatori di una stessa comune visione della vita e del mondo. La dobbiamo difendere, la dobbiamo rafforzare, la dobbiamo trasmettere. E quindi credo che anche dal punto di vista culturale e prepolitico, oltre che politico, noi si abbia una responsabilità, un compito e, per quanto mi riguarda, per come la vedo io, anche un dovere. E quindi grazie davvero. Grazie anche per aver aperto i lavori cantando l'inno nazionale, che mi commuove sempre. Io sono ufficiale dell'esercito, quindi l'ho anche cantato inquadrata in divisa con i miei compagni di corso, ma continuo a commuovermi. Ma quando stamattina è andata via la musica e noi abbiamo continuato a cantare, dopo un istante di esitazione, e io ho detto no, non ci fermeremo qui perché non c'è la musica, e infatti siamo andati avanti perché noi siamo dei patrioti dentro, e per noi quel canto è l'espressione di una storia, di un'identità nazionale che ci portiamo dentro, ripeto, e addosso. E ringrazio anche per aver scelto un tema che rappresenta poi una sfida. Un tema, già finito, un tema e un sottotema fondamentali. Intitolare un incontro come oggi, alla fine delle ideologie, naturalmente mi ha fatto subito tornare alla memoria quando mio padre, in alcuni congressi, e devo dire anche non sempre compreso appieno, già in anni in cui non lo diceva nessuno, raccontava le tesi, esponeva le tesi di Francis Fukuyama sulla fine della storia, prima che sulla fine delle ideologie. E Fukuyama diceva che il XX secolo avrebbe raggiunto il l'apice e che poi ci sarebbe stata qualcosa di fluido e che ci sarebbe stato il crollo delle ideologie a segnare appunto il fine della storia. Ricordo anche, mentre lui esponeva queste tesi molto meglio di me, facce perplesse, occhi un po' smarriti, non tutti allora compresero la portata non solo di quello che mio padre raccontava, ma anche delle tesi di Fukuyama. E oggi invece noi siamo qua, con lucidità e chiarezza, ad analizzare questo, perché poi effettivamente questo si è verificato. Nelle stesse sedi congressuali mio padre, in anni, come dire, anticipando in modo profetico, parlava anche del superamento delle categorie di destra e di sinistra, intendendo quelle categorie come categorie ottocentesche. Poi chiaramente il sistema bipolare ha riproposto il problema in termini diversi, ma quella era una intuizione che aveva senso profetico e che non aveva nessuna forma di abbandono di quelli che sono le idee e i valori della destra. Era una critica a delle etichette dell'Ottocento superate per andare oltre ed elaborare una politica che fosse in grado di dare delle risposte alla sfida della modernità.
E allora tutto questo però è successo, si è verificato, perché le generazioni più giovani sono cresciute immerse in credenze post-ideologiche che hanno portato quello che tecnicamente si viene definito il disallineamento dell'elettorato, cioè lo spostamento anche dei voti e dei consensi, e quindi alle cadute, alla caduta delle ideologie e al superamento delle categorie tradizionali. Oggi viviamo immersi in un post-ideologismo, è stato detto, ma c'è una ideologia che a mio avviso resiste e che è quella del pensiero unico. Questa ideologia non è post-ideologica, è assolutamente dominante ed è, dal mio punto di vista, la minaccia principale alla quale noi dobbiamo lanciare la nostra sfida. L'ideologia del pensiero unico è quella che ci vuole, che vuole trasformare le persone in numeri, è quella degli algoritmi, è quella che vuole svuotare di senso e di valore le identità, le tradizioni e la storia. Anche quest'ultimo governo, visto che è stato fatto anche presentandomi un riferimento, questo governo ne è il prototipo, perché sarò stringata, è un governo senza consenso, che è uno dei pilastri della democrazia, è un governo senza consenso interno perché tra di loro, lo dicono continuamente, non si apprezzano, non si condividono, ed è privo di un consenso esterno perché non ha avuto il coraggio, infatti, di passare attraverso il voto, che è quello che invece noi rivendicavamo. Quindi è un governo senza consenso ed è un governo senza rappresentanza, secondo concetto fondamentale e asse portante di ogni visione e di ogni costruzione democratica. E allora tutti quelli che, mentre noi chiedevamo il voto, ci facevano lezioni di diritto costituzionale e ci dicevano che c'era la necessità di dare vita a questo governo privo di consenso e privo di rappresentanza, perché siamo in una democrazia parlamentare, ignorando che la stessa democrazia parlamentare non solo riconosce la sovranità al popolo, ma prevede anche come diritto altrettanto costituzionale che ci sia una concordanza tra il corpo elettorale e parlamentare, concordanza che non c'è in questo governo. Lo stesso diritto costituzionale prevede che si debba e si possa ricorrere allo scioglimento delle Camere se giudicato opportuno, ovvero quando ci sia disarmonia fra l'attività degli eletti e il sentimento popolare. Beh, io non ho riscontrato disarmonie più disarmoniche di quelle espresse dal governo che ci è stato imposto calpestando la rappresentanza, il consenso e la sovranità popolare. E allora, le democrazie sono al centro del desiderio politico. Questo desiderio politico è un desiderio insoddisfatto. Le democrazie che conosciamo sono fragili, sono deficitarie, sono contraddittorie, perché con un sistema elettorale malato la vittoria non va più alle maggioranze, e questa è la contraddizione profonda e anche il rovesciamento di un concetto fondamentale di sovranità popolare. E allora, vedete, il sistema elettorale malato ha trasformato, questo non lo dico io, ma lo dicono scienziati della politica, le minoranze sociologiche in maggioranze politiche. E infatti oggi governa chi ha perso le elezioni, non chi le ha vinte nel sentimento popolare. E allora dovremmo ricentrare il demos al centro della politica. C'è chi dice che mettere o rimettere il popolo al centro della politica sia un'utopia magica, per altri è un'utopia concreta, per noi è una realtà possibile e una realtà sociale. E questo è un altro degli elementi che noi dobbiamo inserire, a mio avviso, per declinare e per rispondere alle sfide della postmodernità. E allora, dal mio punto di vista, la risposta non è nel populismo, che è una ideologia infondata, io la considero una deriva, non mi piace come definizione e si presta anche a un inganno. I 5 Stelle ne sono la metafora plastica, e ti rispondo dicendo che sono l'affermazione
e la vittoria dell'antipolitica, ma non quella che predicavano, l'antipolitica nel senso del tradimento della vocazione principale della politica, che è quella di assicurare il bene comune. E allora il populismo è un inganno, perché il populismo non ha niente a che fare, a che vedere con le politiche sociali, con le politiche popolari, con le reali politiche di solidarietà. E allora, a mio avviso, aggiungo anche questo altro elemento, anche se devo andare a tagliare alcune cose che mi ero appuntata, il nodo dal quale noi dobbiamo partire è l'assenza del rapporto tra popolo e politica, tra popolazione e istituzioni. Ripartire da questo. Da questa crisi politica, da questa crisi della politica che non riguarda la destra, che non riguarda il mondo che oggi è qui e che si esprime attraverso anche il cartello che ha organizzato l'iniziativa, perché invece la crisi della politica si esprime totalmente, si è espressa attraverso tutti i tatticismi che ci hanno imposto, attraverso i trasformismi ai quali abbiamo assistito increduli, creando maggioranze improbabili. E allora trasformismi estremi, tatticismi e soprattutto, aggiungerei, totale inesistenza di contenuti. Questo governo si è unito sulla inesistenza di contenuti e di una condivisione di programma, aggravata la situazione dall'assenza di qualità di personale politico. La totale impreparazione viene assunta come criterio meritocratico, paradosso dei paradossi. E allora, in tutta questa situazione, devo fare un piccolo riferimento perché è il sottotema, in questa crisi della politica c'è stato l'avvento del digitale, quella che viene definita tecnicamente la mediatizzazione della politica, e anche quel protagonismo della comunicazione digitale, l'autorappresentazione della politica, che per certi aspetti può essere un elemento positivo, per altri può essere un rischio e un pericolo, perché può legittimare un rapporto contraddittorio con la democrazia. E allora il rischio che la politica diventi marketing, che il candidato diventi un prodotto e che tutto sia assorbito e risolto da spin doctor e influencer. Questo risvolto dei social media non mi piace, mi preoccupa, e soprattutto dalla suggestione che tutti possano partecipare a questo grande agorà della politica, ma poi quando poi si decide quel popolo non viene ascoltato, anzi viene in qualche modo truffato della sua sovranità e delle sue volontà. E quindi attenzione a queste arene virtuali, a questa suggestione ipocrita di una democrazia che non è effettiva e che non è per nulla diretta. E anche qui i 5 Stelle sono la metafora plastica della contraddizione di una democrazia diretta che in realtà è finta e mascherata, come lo è la gestione della piattaforma Rousseau. Ma questo mi porterebbe lontano, per non parlare poi, è stato detto, della censura che si abbatte contro il pensiero unico, con chi esprime la sua idea. E quindi attenzione all'inganno dei social media, pur riconoscendo il ruolo e la funzione. Ma torniamo e andiamo a concludere, torniamo al nodo, a quella frattura, a quella crisi politica e di sistema, a quella crisi anche di consistenza stessa della democrazia. Bisogna partire ricreando e assumendo una responsabilità dei valori. È stato detto stamattina, da più di un intervento, questa assunzione di responsabilità dei valori al centro dell'azione politica. Le idee, sulla base di questo, celebrare un patto sociale. Lo vogliamo chiamare di centrodestra, lo vogliamo chiamare di fronte antigovernativo, lo vogliamo chiamare patto sociale nazionale. Non è una questione di nomi, ma è una questione di contenuti.
è una questione di un programma che sia in grado di intercettare, ascoltare e rispondere le istanze che provengono dal basso, e lo dico in senso più alto possibile, le istanze reali, le istanze popolari, quelle che quella frattura a cui facevo riferimento nega, respinge, non soddisfa, copre, ammanta, e quando non può coprire, le truffa. E allora, vedete, non ci mancano certamente i contenuti, non ci mancano le idee, non ci manca la visione, altra cosa che manca a questo governo, che è un'anomalia nella natura politica. E allora, è stato detto anche in apertura, e vado a concludere perché l'ora è tarda, c'è un pensiero unico, abbiamo detto, ma c'è soprattutto un'offensiva sottile, diffusa, pervasiva del nichilismo in tutte le sue forme, della globalizzazione e della sua potenza nichilista, di quel rullo compressore che viaggia con la globalizzazione. E allora l'attacco e l'offensiva colpisce la famiglia con la sua ideologia gender, il genitore 1 e 2, colpisce con questo automatismo della cittadinanza a cui si vorrebbe arrivare, colpisce anche con le tasse, delle tasse ridicole spacciate come grande meccanismo per colpire l'evasione fiscale, quando tutti sappiamo dove si annida ben in altro luogo che nelle merendine l'evasione fiscale. E ancora tutti elementi, tutti, come posso dire, segnali di una medesima visione nichilista che lancia la sua guerra radicale e profonda, priva di coraggio, ma pericolosa, a che cosa? A quello che a noi è più caro, a quello di cui noi siamo portatori, l'identità, la tradizione, quella tradizione, attenzione, che sfida la modernità, quella tradizione che è in grado di rinnovarsi, quella tradizione che sa essere rivoluzionaria, ma no, è non stantia. E allora la minaccia, l'attacco all'identità, alle tradizioni, alla sovranità nazionale e anche a un concetto di Europa che noi abbiamo, perché a noi non piace questa Europa, ma siamo sempre stati invece europeisti, l'Europa dei popoli, delle piccole patrie. E infatti immaginiamo un'Europa di confederazioni di stati liberi e sovrani, un'Europa che recuperi le sue radici cristiane che sono state negate nel momento della sua fondazione. Esiste un'Europa da amare, esiste un'Europa che noi amiamo. E allora, andando veramente a concludere, vedete, la sfida c'è, ed è la sfida delle identità, delle tradizioni, delle radici, e naturalmente riprendo qui quanto è stato detto dell'albero che non ha nostalgia delle sue radici, non potrebbe, e delle radici profonde che non c'erano mai. E allora tutto questo non è, è anche un manifesto, è sicuramente un programma e una visione politica e culturale, ed è il nostro programma per salvare l'identità nazionale, le identità locali, le piccole patrie, l'identità nazionale, la sovranità nazionale contro le oligarchie, contro i maestri della globalizzazione, contro anche quella inevitabile islamizzazione dell'Europa che passa attraverso anche la demografia religiosa e l'arrivo indiscriminato. E allora la minaccia esiste e noi dobbiamo fare fronte. Avevo altri spunti, ma si è fatto tardi e mi auguro che noi avremo, dico noi insieme tutti, un altro appuntamento, non solo un'altra giornata tricolore, ma anche un altro appuntamento intermedio prima del prossimo anno. Lo facciamo insieme per dare il nostro contributo, lo possiamo fare a Roma, lo proponiamo insieme
con le nostre sigle, con un senso di comunità ampia, allargata e partecipata. E allora mi piace anche la sintesi della rivoluzione conservatrice, e chiuderò con una citazione di mio padre che però ci può ricondurre alla sintesi della rivoluzione conservatrice. Essere di destra oggi significa Stato, nazione, tradizione, valori spirituali. Noi non ci definiamo conservatori, ma nazionali, popolari e sociali e nazional-rivoluzionari. Grazie. Bravo.